siamo al DIP, al Casino della Vallée, per le ISOP, per i campionati italiani dell'Italian Surf Poker, e siamo in compagnia di Andrea Arena. Ciao Andrea, come stai? Tutto bene. Tutto bene. Allora, Andrea fa parte di una categoria importante qui in questo torneo, è un giocatore non vedente che fa parte di una organizzazione che si chiama Poker Eyes. Poker Eyes, giusto. Sì, spiegaci un po' cosa succede in questa tipologia di evento. Beh, diciamo che Poker Eyes mette a confronto i giocatori vedenti contro i giocatori non vedenti, per appunto far capire che il poker è uno sport, un gioco aperto a tutti, perché appunto è un gioco di logica, di matematica e di memoria, quindi non c'è bisogno di vedere le carte. Diciamo che questo progetto per me è nato casualmente, perché navigando su internet ho trovato un sito che parlava appunto che c'era la possibilità di partecipare a questo progetto e mi sono voluto, diciamo, informare contattando l'organizzatrice Isadora Pacelli, che è stata subito molto molto gentile e disponibile, ha accettato la mia partecipazione. Entriamo un pochino nel dettaglio del tuo torneo, sei appena uscito purtroppo. Sì. Beh, diciamo che nella prima giornata, beh, i stack sono 80.000, quindi è un torneo giocabilissimo, mi ero portato intorno ai 98-99.000, poi ho perso alcuni colpi, ho perso un all-in con coppia di 10 contro Asso K e diciamo che ho chiuso sotto average al day 1B, partecipato al day 1B, ho chiuso a 72.000. Oggi ero riuscito a vincere un paio di colpi portandomi a 130.000. Dopodiché ho perso un link coppia di J contro K Jack e la mia uscita coppia di 3 contro coppia di 9. Bene Andrea, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, speriamo di ritrovarci al prossimo evento e in bocca al lupo per tutto. Crepi. Grazie.